come affrontare le sfide del 2023. Dal 1 di gennaio ci sarà la nuova PAC, quindi occorreranno una serie di incontri in tutte le zone per promuovere, far conoscere quelle che sono le misure della nuova PAC, ma è anche un modo per fare gruppo, per stare assieme, per confrontarci sui problemi, su un'agricoltura che cambia, una siccità che oramai è una costante, così come il tempo che non ha più quelle caratteristiche a cui ci aveva abituato fino adesso, ma adesso è un tempo molto più impetuoso, le piogge sono torrenziali quando piove, l'estate è un'estate torrida, siccitosa, e quindi l'agricoltura deve strutturarsi e prepararsi ad affrontare questi problemi per poter resistere dal punto di vista della produzione, affinché le aziende possano continuare a sopravvivere e a produrre alimenti di eccellenza. Ecco, questi temi sono all'ordine del giorno anche della Scia di Arezzo, l'affrontiamo confrontandoci sulle differenze tra i singoli produttori, su chi ha avuto più fortuna o più lungimiranza nell'affrontare le criticità che ci sono state, cercando di fare tutti assieme tesoro delle migliori pratiche e facendo fattor comune e provare insieme a vincere le sfide che nel futuro attendono il mondo dell'agricoltura.